essere intervenuti così numerosi a questa iniziativa. Un'iniziativa organizzata dalla Primavera della Legalità, in particolare della Sezione Nazionale Magistrati delle Marche. Io faccio una piccola introduzione. Come Primavera della Legalità mi trovo un po' a disagio per il motivo che non ho le qualifiche degli altri oratori, quindi mi trovo in difficoltà a vedere il mio nome scritto in una targhetta, perché io voglio solamente rappresentare le tante associazioni che si può presentare, le tante realtà, associazioni che fanno parte di questo progetto. E quindi se parlo non parlo a nome mio, voglio parlare a nome di tutte queste realtà. Da 3 anni nella provincia di Pesaro Urbino abbiamo dato vita a un progetto, si chiama appunto Primavera della Legalità, che vede inserite tante realtà, associazioni, scuole nel nostro territorio. E dopo i fatti accaduti il giorno di Natale a Pesaro ci è sembrato ulteriormente importante organizzare un'iniziativa nel nostro territorio su ciò che è accaduto e capire meglio come possiamo organizzarci insieme. Con il progetto La Primavera della Verità cerchiamo di rispondere a una domanda: dov'è la mafia? È una domanda complessa, perché oggi la mafia, la criminalità organizzata, tende all'omertà. Se pensate, è una cosa positiva, perché quando venne ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 1982 la mafia non si nascondeva, era molto evidente. Oggi invece tende a nascondersi. Da un lato è chiaramente positivo, perché si vede che l'azione dello Stato è stata in un certo modo efficace. Dall'altra ci fa capire che però non stiamo, come dice Gratteri, vincendo la partita, al massimo la stiamo pareggiando, perché il giro d'affari della criminalità organizzata in un anno è di 200 miliardi, considerate che 13 anni fa si stimava 100 miliardi, vuol dire che ha raddoppiato in 13 anni in un periodo di grande crisi economica. Si calcola che il giro d'affari rappresenti il 7% del PIL nazionale, quindi non è una mafia che si nasconde da questo punto di vista. Eppure la domanda dov'è la mafia ci mette a disagio. E il disagio non è tanto perché la mafia si nasconde, ma tanto perché è difficile oggi riconoscerla. Letizia Battaglia, una grande reporter che amava fare il suo lavoro, fotografare la criminalità organizzata, in un libro di Attilio Bolzoni scrive: io non so più fotografare la mafia. Ci dice che i mafiosi non sembrano più mafiosi, rassomigliano fisicamente troppo alle persone per bene, spesso appartengono alle famiglie importanti, spesso non sono più neanche siciliani. Le parole di Letizia Battaglia ci dicono che abbiamo sconfitto la mafia stragista, ma la mafia è riuscita incredibilmente a rigenerarsi. Oggi si spara di meno, ma si corrompe di più. 60 miliardi è il giro che pesa sulla pubblica amministrazione dal punto di vista della corruzione. All'omertà da paura dell'imprenditore del sud si collega all'omertà dell'imprenditore del nord che va a cercare l'andrangheta perché non ha più tanti soldi per la sua azienda. Le gare per la gestione di servizi sociali o per le grandi opere strategiche si vincono senza violare le norme sugli appalti, ma con lo scambio di favori e tangenti a politici locali e dirigenti pubblici. Come Primavera della Legalità abbiamo sempre detto, e continuiamo a ribadirlo, che le Marche non sono una regione tipicamente mafiosa, ci mancherebbe. 37 sono gli immobili sequestrati, 5 le aziende, troppo poche per dire che la regione Marche è una regione
di grande impatto mafioso, però è una regione dove abbiamo visto che non siamo più immuni di fronte a queste situazioni, e quindi occorre in qualche modo trovare un collegamento più forte tra cittadini e istituzioni. Nicola Gratteri e Antonio Di Caso, un incontro che abbiamo organizzato 2 anni fa a Pesaro, ci hanno detto: in Emilia, Piemonte, Veneto, Toscano, Lazio, Abruzzo, nelle Marche c'è un egozismo strisciante, come se l'Andrangheta fosse un marchio a distribuzione limitata e non piuttosto un modello esportabile e strettamente integrabile con il potere politico ed economico del territorio. Noi crediamo, e concludo, che dobbiamo smettere di delegare l'azione anticriminale solo alle forze dell'ordine e alla magistratura. C'è bisogno di una responsabilità da parte di tutti i cittadini per chiudere i varchi della criminalità organizzata. Occorre che ognuno faccia un po' la sua parte, denunciare quello che vede, dire alle forze dell'ordine quando c'è delle situazioni che sembrano poco chiare, una collaborazione più stretta tra cittadini e forze dell'ordine, smettere di attendere che siano sempre gli altri a risolvere i problemi macro del nostro paese. In uno dei rapporti trimestrali dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università di Milano, diretto da Nando Dalla Chiesa, ci dice che uno dei motivi più forti che collega la criminalità in un territorio è la scarsa resistenza ambientale. Cosa vuol dire? Che se in un territorio si fanno poche iniziative, se in un territorio ci sono poche associazioni che si interessano di criminalità, se in un territorio si sono pochi articoli quotidiani, è un territorio più facile a esposizione di criminalità organizzata. Quindi è chiaro che organizzare iniziative non è il fine, è un punto di inizio, ma è un punto di inizio importante, e speriamo questa sera, anche grazie all'Associazione Nazionale Magistrati, vi ricordo tutte le realtà di cui fanno parte la Primavera, che sia un punto di partenza. Grazie. E lascio la parola a Valeria Cingiola dell'Associazione Nazionale Magistrati delle Marche. Sì, buonasera a tutti, grazie a tutti della presenza, dell'interesse che dimostrate. Io un minuto per portarvi il saluto dei magistrati delle Marche. L'Associazione Nazionale Magistrati, sezione delle Marche, che oggi rappresento insieme alla collega Irene Liliu e al collega Maurizio Paganelli, ha accolto subito la proposta di Francesco Montanari della Primavera della Legalità di organizzare un incontro pubblico sul tema delle criminalità organizzate nelle Marche. E naturalmente questa, che ci sembrava già una bella idea di confronto, è diventata un'esigenza, e anche un'esigenza urgente dopo l'omicidio di Natale, che ha creato sicuramente allarme, che ha creato molte domande, come ha già detto Francesco. Ci è sembrato importante fare un incontro, un dibattito, un'occasione di riflessione, di discussione, e farlo aperto alla cittadinanza e farlo in un luogo pubblico. Questa idea è stata raccolta dal presidente della provincia di Pesaro Urbino, di cui vi porto il saluto. Giuseppe Paolini non è presente stasera perché aveva un impegno che non è riuscito a spostare, un impegno all'estero, però con grande senso di responsabilità e condividendo il senso e il valore di questa iniziativa, ci ha chiesto di non rinviarla, di non trovare un'altra data, perché pensava che fosse importante parlarne insieme e parlarne subito. Quello che noi oggi ci chiediamo, naturalmente ci dispiace, perché Paolini avrebbe portato un'esperienza importante. Come molti di voi sanno, Giuseppe Paolini e l'amministrazione di Isola del Piano, molti anni fa, si è fatta carico di un bene confiscato alle criminalità organizzate. È una casa colonica con il terreno che si trova a Isola del Piano. È un'amministrazione comunale che ha accettato la sfida di gestire un bene confiscato alle criminalità organizzate. Come forse diremo questa sera, è difficile, è difficilissimo confiscare i beni delle criminalità organizzate. È importantissimo farlo
ma devo dirvi è ancora più difficile gestirli, è ancora più difficile restituire questi beni alla collettività. Ad Isola del Piano ci sono riusciti, è nata la Fattoria della Legalità, che adesso è un punto di riferimento dell'antimafia per tutta la nostra regione, è un luogo di formazione, di informazione, di incontro, dove sono nati moltissimi progetti. Ci sono le visite didattiche, ci sono i campi di libera, ci sono le feste della legalità e sono nati molti progetti con altri soggetti. Io vi parlo di uno perché è l'unico che conosciamo, nel quale siamo direttamente interessati come Associazione Nazionale Magistrati, insieme all'Associazione Biblioteche delle Marche e all'ISIA di Urbino e della Biblioteca della Legalità, cioè un progetto di promozione della lettura e di educazione alla responsabilità per i ragazzi dell'età scolare. È una bella storia, è una storia che sicuramente avremo occasione di trattare in un altro momento insieme a Giuseppe Paolini, di cui vi dico, vi porto il saluto, ma stasera passiamo subito alla discussione. Io ringrazio i nostri relatori, veramente prestigiosissimi, è un'occasione importante di conoscere, di scambiarci delle informazioni sulle criminalità organizzate nel nostro territorio. Noi abbiamo oggi, con grande generosità, hanno tutti accolto questo invito subito, con immediatezza, il procuratore generale di Ancona Sergio Sottani, il procuratore distrettuale Monica Garulli e il procuratore di Pesaro Cristina Tedeschini. Io davvero non voglio sottrarre tempo, sono venuti a portarci e a raccontarci la loro esperienza professionale, che è preziosissima, e insieme a Ramona Bizzarri, che ci ha portato un lavoro sintetico e molto importante sui provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie marchigiane in materia di criminalità organizzata. Vedrete che è un breve, sintetico excursus storico di grande rilievo, perché ci dà delle informazioni sulle quali poi riflettere e discutere. E naturalmente, ecco, non parlo più e passo la parola ai nostri relatori. Inizierei a chiedere al procuratore generale Sergio Sottani, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario il 26 gennaio di quest'anno, lei ha detto che le Marche rappresentano una nuova frontiera delle criminalità organizzate. Cosa ci dobbiamo aspettare, perché e quali sono le forme con cui le criminalità organizzate si manifestano sul nostro territorio? Buonasera a tutti, così numerosi, una serata di gennaio, qui a Pesaro, poco tempo dopo l'omicidio di un collaboratore di giustizia. Quello è stato un evento traumatico per tutta la regione, non solo per la città, anche per il valore fortemente simbolico della data scelta, il giorno di Natale. E quindi, quando parliamo oggi di cercare di capire la mafia, proviamo a vedere come si manifesta la mafia oggi, perché, come ha detto Francesco Montanari, che ringrazio per l'invito ovviamente insieme alla collega Valeria Cigliola, la nostra presidente della nostra associazione magistrati, è difficile riconoscerla. Perché è difficile riconoscerla? Io, da quando sono qui, da un anno e mezzo, sono arrivato a luglio del 2017, ho visto che c'è un grosso interesse sull'argomento, e questo è molto positivo, perché di mafia bisogna parlare, perché la mafia va studiata, va conosciuta e va illustrata da parte di chi ha avuto modo di conoscerla, da chi ha avuto modo di studiarla e a chi ha costantemente voglia di interessarsi al fenomeno. E questo non sono i giuristi, perché un aspetto fondamentale quando si parla di mafia in termini giuridici è che la mafia va studiata, va precompresa dal punto di vista sociologico, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista culturale, in una dimensione criminogena, nel senso che bisogna capire, e questo l'hanno fatto sempre i magistrati, ma l'ha fatto ancora il legislatore quando nel 1982 ha fatto entrare l'articolo 416 bis sull'associazione mafiosa, ha sempre cercato di capire i modelli di riferimento del fenomeno giuridico. Quindi, quando parliamo di mafia nella nostra regione, dobbiamo cercare di vedere e calare istituti giuridici nel contesto criminale particolare. Si parla di infiltrazioni mafiose. Cosa sono le infiltrazioni mafiose? C'è adesso un testo unico in materia di misure di prevenzione che recupera
le nozioni ormai decennali, in base alle quali infiltrazione mafiosa significa quando soggetti appartenenti ad associazioni mafiose in senso lato si inseriscono in società e attraverso queste società provano a condizionarne l'esito dell'attività della società stessa. Questo è già sufficiente per parlare di infiltrazioni mafiose. Contro le infiltrazioni mafiose è possibile intervenire dal punto di vista prefettizio con le cosiddette interdittive antimafia. Poi c'è ancora una fase preliminare, tentativi di infiltrazione mafiosa. Cioè siamo proprio all'inizio della possibilità di infiltrarsi soggetti mafiosi che fanno parte di società economiche. Quando quindi sento dire, come qualche volta mi è stato chiesto, ma lì le Marche è un'isola felice, beh, questa è un'espressione che ormai da tempo non dobbiamo più sentire parlare, perché di infiltrazioni mafiose in senso tecnico ce ne sono diverse, ma da anni. Poi me lo spiegherà l'avvocato Bizzarrico, perché ho avuto oggi il piacere di vedere le sue slide, e fa vedere come nelle Marche da anni non ci sono infiltrazioni, ci sono condanne per associazioni mafiose. Quindi quando si dice se ci sono infiltrazioni mafiose nella regione Marche, dal punto di vista tecnico sì. Però mi rendo conto che questa risposta non è soddisfacente, perché in realtà quando si chiede di infiltrazioni mafiose si chiede qualcos'altro, credo, o almeno io lo interpreto così. In un tessuto fondamentalmente sano, come quello della regione Marche, la presenza di soggetti mafiosi, fino a che punto questa presenza è capace di cambiare e snaturare la natura della regione stessa? Quanta possibilità hanno di contagio? Quanta possibilità hanno di espansione queste infiltrazioni? E dall'altra parte, che cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare e cosa stiamo facendo? Io questo credo che sia la domanda, il significato sotteso alla domanda di esistono infiltrazioni mafiose. Allora bisogna cercare di capire cos'è, come si manifesta la mafia, e quindi la domanda molto opportuna che ha posto nell'introduzione Francesco Montanari sulla difficoltà di riconoscerla. Perché la mafia, così come strutturata dal punto di vista normativo, col 416 bis, si basa di tre elementi. Uno, la forza di intimidazione. Due, l'assoggettamento. Terzo, l'omertà. Quindi è mafiosa quell'associazione che, mediante la forza di intimidazione, crea una situazione di assoggettamento e di omertà. Questi sono i requisiti tradizionali della mafia. Quindi quando noi ragioniamo se esiste la mafia, dobbiamo vedere se c'è un'associazione che, avvalendosi della forza di intimidazione, di quella che viene definita fama criminale, o con un termine più moderno, riserva di violenza, perché si riserva di esercitare la violenza se tu non accetti la condizione che l'associazione mafiosa pone, se queste manifestazioni sono presenti nel nostro territorio. Un'associazione quindi che delinque, e non solo nata per delinquere, è un'associazione che delinque in quanto tale. E cosa deve provocare? Un assoggettamento, quindi una situazione di totale sottomissione da chi viene colpito da questa associazione, e per altro verso una situazione di omertà, un rifiuto di collaborare. Se fosse così, io credo che la prima immagine che ci viene in mente è quella della mafia tradizionale, che parla fondamentalmente con accento meridionale, magari non solo siciliano, anche campano e anche calabrese, forse anche pugliese, che è un'associazione della Lupara e della Coppola. Poi, se noi pensiamo a chi era Provenzano quando fu arrestato nel 2006, Provenzano fu arrestato pur gestendo miliardi di euro, fu arrestato su una casa con una catapecchia, dove mangiava la caciotta, su uno squallido frigorifero, con una cucina malmessa. Questa potrebbe essere la prima immagine della mafia. È quella quindi la mafia? Allora io ricordo che a metà degli anni 90 ci fu un processo che io vidi indirettamente dal punto di vista processuale, vi spiego perché. È un processo fatto a carico di vari soggetti, tra cui un personaggio politico che chi ha la metà se lo ricorda bene, più giovani probabilmente meno, che si chiamava Giulio Andreotti. Questo uomo politico di un certo rilievo ebbe un processo a Palermo, ne ebbe uno, due ne ebbe a Perugia, uno per un omicidio Pecorelli, non so se ne avete mai sentito parlare, un giornalista, una rivista che fu ucciso secondo la tesi accusatoria, nel processo fu celebrato a Perugia,
io feci il giudizio d'appello insieme ad altri colleghi, e poi feci un processo per diffamazione, sempre di Andreotti, nei confronti di Mario Almerighi, che era un magistrato che aveva testimoniato nel processo di Palermo. Torno al processo, cito i processi non ovviamente perché significano molto, che l'abbia fatto io, che poi l'ho fatto quasi sempre insieme ad altri colleghi. Li cito per cercare di capire, per dargli elementi sulla quali, per capire perché io dico certe cose, sulla base dell'esperienza. La stessa Valeria presentata mi ha detto che hanno esperienza, che io provo a mettere in condivisione quelle esperienze che ho avuto dal punto di vista processuale. Beh, quel processo a Palermo, in cui Andreotti era accusato di mafia, e io feci un altro processo a carico di Leonardo Messina, che era un collaboratore di giustizia, che aveva anche lì denunciato un magistrato, che fu il primo mafioso che aveva detto che Andreotti era pinciuto, cioè che pinciuto voleva dire che aveva fatto il bacio, che era il gesto simbolico di iscrizione e di adesione alla mafia, ed era stato ritenuto da Borsellino all'epoca sull'operazione Leonardo un collaboratore di giustizia particolarmente qualificato. Questo era Leonardo Messina. Quindi un modo difficile e variegato. Quel processo di Andreotti, a carico di Andreotti, sapete l'esito, a un certo punto fu ripreso a metà degli anni 90 da una trasmissione televisiva che forse anche qui qualcuno conosce, Il giorno in pretura, che era partita con i processi pretorini, ma poi era diventata trasmissione dei grossi processi. Fece dei servizi abbastanza famosi sui processi per Tangentopoli, molti di voi ricorderanno un pesarese, se non sbaglio Forlani, che aveva la bava alla bocca mentre veniva interrogato da Di Pietro, forse vi ricordate. Dopo quel processo, c'era un'audience molto alta, iniziò questo processo a carico di Andreotti, che ebbe un ottimo successo in televisione. Ma quello che colpì, che i testimoni di quel processo, i soggetti collegati alla mafia, non erano persone con la coppola, con la lumbara, che parlavano siciliano, ma erano persone, commercialisti, medici, giornalisti, che parlavano italiano e che erano vestiti bene. Sono vestiti come sono vestito io oggi, nel senso con cravatta, con giacca, ed erano, guarda caso, stesse persone che 10 anni dopo sarebbero stati destinatari di pizzini di Provenzano. Allora, primo aspetto, che quando si parla di mafia, non è quella la mafia. La mafia allora è un'associazione che ormai si è estesa, perché l'abbiamo visto su vari posti, ed è un'associazione che quindi forza e vive della sua forza intimidatrice, che crea, ho detto prima, assoggettamento ed omertà. E su questo poi però sono sorte nuove figure giurisprudenziali di mafia. Uno, le cosiddette mafie etniche. Mi riferisco alle mafie nigeriane, alle mafie rumene, alle mafie albanesi, sempre con queste caratteristiche. Ma quello che mi preme mettere in evidenza, due tipi di mafie che la giurisprudenza ha riconosciuto, che sono le cosiddette mafie autoctone e le mafie delocalizzate. Quali sono le mafie autoctone? Queste mafie autoctone sono quelle mafie che, avvalendosi di questi strumenti che abbiamo adesso, ma non avendo nulla a che fare né con i territori dove sono nate le mafie storicamente determinate, quindi non in Sicilia, in Calabria o in Campania, ma in altre regioni del territorio, hanno riprodotto quei modelli criminali e si sono avvalsi della forza di intimidazione per creare situazioni di assoggettamento e di omertà. Quale ad esempio? La mafia del Brenta. L'avete sentito parlare con Maniero, c'è stata anche una serie televisiva poco tempo fa. C'è altri casi famosi, la banda della Magliana, che insieme ai mafiosi era stata ritenuta colpevole dei mandanti e degli esecutori nel processo Pecorelli che ho citato prima. La mafia della Magliana che ad esempio in altri processi che facevamo quando stavamo a Perugia aveva preso la gestione delle esecuzioni immobiliari a Roma, gestiva la situazione dei fallimenti a Roma, erano gestiti sia i beni fallimentari che i beni delle esecuzioni immobiliari da soggetti collegati alla banda della Magliana, in particolare al tesoriere Nicoletti, forse ne avete sentito parlare, un soggetto che gestiva milioni e milioni di euro. Li teneva nascosti in parte anche sul divano, li trovavamo quando aveva bottito il divano, perché erano talmente tanti di soldi, questo Nicoletti. Questa è la banda della Magliana. Ma poi ci sono altri casi più recenti. Il caso Fasciani ad Ostia, nell'operazione Alba Nuova. Questo è un caso molto, dal punto di vista giuridico, molto interessante, perché questa mafia etnica di Ostia erano stati condannati in primo grado, assolti in appello, la Cassazione ha annullato l'assoluzione proprio
10 giorni fa, sono stati condannati per associazione mafiosa. E poi c'è il caso più clamoroso di tutti, Mafia Capitale, in cui di nuovo soggetti collegati anche con la criminalità hanno creato questa situazione. È il caso più famoso per tanti motivi. Su questo mi capitò, 2 o 3 anni fa, di parlare a un convegno con Giosuè Naso, che è l'avvocato difensore dei Carminati. Giosuè Naso sosteneva una tesi, che adesso la dico ma che poi proverò a sviluppare meglio, diceva la tesi dell'accusa è inconciliabile. Non si può ipotizzare la mafia e contestualmente la corruzione di pubblici funzionari. Perché? Perché se la mafia è caratterizzata dalla soggezione, se tu stai assoggettando con la tua forza intimidatrice i pubblici funzionari, tu non hai bisogno di corromperli. Tu li corrompi se hai di fronte dei soggetti che non sono assoggettati a te, perché altrimenti avresti dei soggetti che in quanto tali, spaventati dalla forza intimidatrice mafiosa, non potrebbero rispondere. Cosa ho risposto io? Lo dico dopo sulla base di quello che la giurisprudenza sta ricordando sul quarto tipo di mafia. Ho detto la mafia tradizionale, la mafia etnica, la mafia autoctona e quella che mi preme adesso mettere in evidenza. Quella che è cosiddetta la mafia delocalizzata. Sono, io l'ho detto nella mia relazione che Valeria ha così gentilmente citato, quelli che sono i soggetti in proiezione. Lì qual è? Sono soggetti che non sono nel territorio, quindi parliamo sempre di mafie che non stanno nei territori, in Campania, in Sicilia e in Calabria, i territori dove storicamente sono nati la Camorra, la 'Ndrangheta, la mafia, dove la forza intimidatrice è stata sempre evidente. Ad esempio in Campania, nel codice napoleonico del 1819, veniva punita la comitiva armata, che era l'emblema, i primordi della Camorra. Cosa era questa comitiva armata? Persone che andavano nella pubblica via e manifestavano platealmente la loro violenza, e grazie alla loro violenza intimidivano. Questa era la loro forza, perché chi sapeva, vedeva e capiva che dovevano comportarsi in un certo modo. La mafia delocalizzata significa che in territori distinti da quelli tradizionali ci sono soggetti collegati con la casa madre, quindi collegati con le organizzazioni, che non hanno bisogno di mostrare la violenza, perché la forza intimidatrice, e questo lo dicono alcune sentenze della Cassazione, in particolare due, uno sul processo alla Chiara di Torino e uno sul processo Infinito di Milano, in cui questi soggetti, basta per esercitare la forza intimidatrice di far capire il loro collegamento con la casa madre. Quindi già facciamo un salto di qualità. Abbiamo sentenze che riconoscono come in territori non quelli storicamente dove si è storicamente formato delle associazioni criminali, lì basta la forza intimidatrice evocatrice per avere una situazione di mafia. Questo secondo me è significativo perché dimostra come la giurisprudenza, con sentenze ovviamente anche tra loro contrastanti, su questo aspetto della forza intimidatrice nel 2015 si cercò di sollevare un contrasto, si sollevò al Presidente della Cassazione la questione per farla risolvere con le sezioni unite, per non addetti al lavoro, quando c'è un contrasto tra sentenze si chiede una pronuncia con le sezioni unite della Cassazione per dirimere il contrasto. Il Presidente disse che non c'era contrasto e resti pigliato. Adesso è inutile andare dal punto di vista tecnico ad affrontare la questione. Quello che però mi preme, ad oggi la giurisprudenza riconosce che ci sono più forme di mafia, che la mafia non è solo quella che esercita l'intimidazione, ma anche quella che paventa l'intimidazione, che mostra la possibilità di intimidire. Ma soprattutto c'è un ultimo comma del 416 bis, che è stato introdotto da vari anni, che aveva capito che c'era la difficoltà di individuare le associazioni mafiose solo in quelle tradizionali violente, ma ha individuato le associazioni mafiose in quelle nuove, chiamandole per nome, quindi 'Ndrangheta, quindi Camorra, ma ricordando che un'associazione mafiosa è quella che ha la forza intimidatrice dal vincolo associativo, quindi non fa riferimento più né all'omertà né allo stato di assoggettamento. Quindi ad oggi, per quelle che non sono forme storicamente determinate, abbiamo una situazione in cui la mafia si manifesta
in forme diverse. E allora, se forme diverse, quali sono le forme adesso della, in cui si manifesta la mafia in territori diversi da quelli dove si è formata? Ed è il quinto e il più delicato tipo di mafia. È quella che viene chiamata la mafia silente, la mafia silenziosa. La mafia è cambiata. Qui richiamo, è venuto tempo fa a Fano, purtroppo non ci sono potuto andare perché ho un altro impegno, il maestro, oltre che amico e collega, Scarpinato. Lui ha ricordato quale sia stato il cambio di paradigma della mafia. La mafia è una realtà molto dinamica, tutt'altro che statica, come tutta la realtà criminale, e sa adeguarsi all'interlocutore e al contesto criminale. Lui la chiama la mafia mercatista, quella mafia che punta sui mercati, che ha tenuto conto dei cambiamenti epocali, della caduta del comunismo e quindi della crisi di un sistema politico di valori, quella che tiene conto della globalizzazione, quindi dell'assenza di mercati, della possibilità di far transitare capitali con un semplice clic al computer, quella che tiene conto dell'unificazione della monetaria europea, che non ci sono più le singole monete, quella che quindi interviene nei traffici. Perché è silenziosa? Perché non ha bisogno di sparare, perché non ha bisogno di usare la lupara, ma in cui la forza intimidatrice, come è stato riconosciuto in alcune sentenze, della capacità di corruzione, la capacità di avvicinamento, l'avvicinamento al politico, l'avvicinamento economico e soprattutto la capacità di mimetizzarsi sotto il denaro. C'è un dato che dovrebbe far riflettere tutti, che dal 2014 l'Eurostat, che sarebbe il corrispettivo dell'Istat, considera ai fini del PIL, e tutti i giorni parliamo di PIL, no? Viene il PIL tre parametri: il traffico di sostanze stupefacenti, i proventi da sfruttamento della prostituzione, i proventi da traffic, da gioco illecito e da scommesse clandestine. Questi tre elementi di mafia, di economia criminale, vengono considerati ai fini del PIL. Questo perché ormai è difficile, è molto difficile distinguere tra mercato legale e mercato illegale, e questo è drammatico per chi cerca di accertarne la provenienza, e quindi dimostra l'estremo rilievo di andare a combattere tutte le forme di riciclaggio. Dimostra la necessità dal punto di vista delle procure, e su questo i procuratori del distretto tutti indistintamente si stanno attivando, non che non lo facessero prima, io parlo da quando ci sono io, si stanno attivando cercando di tracciare sempre più i movimenti, i flussi finanziari, perché noi dobbiamo, e su questo vado veramente in chiusura perché non voglio togliere troppo tempo, anzi non ho fatto già tanto, in chiusura a provare a calare questi principi sulla nostra realtà marchigiana. Noi dobbiamo stare attenti a tutte le forme in cui ci sono traffici, non solo di denaro, ma di merci. Penso al porto. Io non è che mi preoccupo del porto in quanto tale. Faccio un esempio con il corpo sano. Io non mi preoccupo se una persona fa attività sportiva e se fa controlli regolari, può ovviamente ammalarsi. Però se fa attività sportiva e fa controlli regolari, posso dire che tendenzialmente prova a controllare che non ci sia malattia. Certo, non posso dire che non ci sia una malattia se non fa attività sportiva e se non fa controlli regolari. Io non posso dire che nel porto di Ancona succeda qualcosa di particolare, ma abbiamo la capacità di controllare che traffico di merci abbiamo al porto di Ancona? Quello va controllato. Se noi abbiamo la capacità di sapere cosa traffica al porto di Ancona, noi possiamo stare tranquilli. Quando abbiamo discariche, e questo è uno dei mezzi, il traffico di rifiuti, dove nascondere non solo i denari, ma proprio i beni e i servizi, perché ormai adesso è una produttrice di beni e servizi. Ma quando aumenta in maniera spaventosa la richiesta di sostanze stupefacenti, la nostra è la regione che ha un aumento spaventoso dal punto di vista del consumo. Ma chi è che offre quel servizio ai consumatori di sostanze stupefacenti, se non organizzazioni mafiose? Questo ci deve preoccupare, perché quello è il sintomo, è la risposta. Se aumenta il gioco d'azzardo, chi è che fa scommesse, chi è che specula sulle commesse clandestine, se non le associazioni mafiose? Come non possiamo spaventarci se ci sono problemi dal sistema creditizio bancario, quando sappiamo benissimo che la mafia attualmente non punta più sulla riciclaggio, ma diventa gestore di banche, quando cerca di intervenire nelle banche? Allora non dobbiamo preoccuparci quando non ci sono forme di controllo e vigilanza della banca? Cerco di spiegarmi. Io non dico naturalmente che non avere controlli significa
che ci sia necessariamente un sintomo mafioso. Io dico che se non ci sono controlli non possiamo dire che non ci sono gli elementi mafiosi, che è un discorso ben diverso. Su questo richiamo costantemente l'attenzione, ben, non sono l'unico, non sono un chi predica, per fortuna trovo terreno fertile nelle forze dell'ordine, che vedo qui ben rappresentate, che so con che impegno loro tutti i giorni svolgono l'attività, nei colleghi, non solo chi sta al mio fianco, naturalmente a cominciare da loro, ma non solo, ma lo vogliono i cittadini, in tanti cittadini come voi che siete presenti, ma anche quelli che non sono presenti, perché la prima barriera contro la mafiosa è la cultura della legalità, una legalità che si è diffusa, quello è il primo antidoto alla mafia, alla presenza mafiosa. Tre punti e poi veramente finisco. Presenza dei collaboratori di giustizia, questa è una regione che ha molti collaboratori, questo di per sé è necessario, io non sono per ridurre, fossi un politico non spetta a me, fossi il ministro dell'interno non sarei per ridurre la presenza dei collaboratori, perché sono fondamentali per la lotta alla mafia. Però chiedo che se ci sono collaboratori sia innalzato il livello professionale di chi deve proteggere le città, perché se c'è un collaboratore che noi non sappiamo, né magistrati né cittadini, le forze dell'ordine devono sapere, devono sapere che quel soggetto è a rischio in una realtà che non è abituata a quel rischio. Io questo chiedo, e questo da tempo, sia col precedente procuratore sia con il procuratore attuale, abbiamo chiesto l'istituzione della DIA, anche per questo, per un salto di qualità. Gestione dei beni è fondamentale. Teniamo conto che adesso è arrivata il decreto sicurezza, che ha fatto alcuni interventi anche per quanto riguarda l'Agenzia Nazionale, su cui dobbiamo ragionarci. È un decreto sicurezza che in realtà tocca tre temi, li mette insieme, forse era opportuno metterli insieme: il tema dell'immigrazione, il tema della sicurezza e il tema dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Sull'Agenzia dei Beni Confiscati si prevede prima di tutto che adesso i proventi non vengano più distinti 50-50, 50-50 tra Ministero Interno e Ministero Giustizia, ma si prevede un 40-40 più un 20% all'Agenzia delle Entrate. E questo qual è il problema? Che l'Agenzia delle Entrate sarà ovviamente invogliata a venderli quei beni, perché a questo punto prende dei soldi. Secondo, si è trasferita la gestione non più dal Presidente del Consiglio ma al Ministero degli Interni. Una scelta forse figlia dei tempi. Inoltre c'è una certa avversione, che non capisco per quale motivo, nel dare questi beni ad organizzazioni non governative. E quarto, che è l'aspetto più grave, si favorisce la vendita dei beni, ma quando invece in quella simbologia che avevamo detto prima è fortissima la destinazione sociale dei beni stessi. Questo è il valore aggiunto di quei beni, non essere venduti per fare cassa, ma per dimostrare che quello è un presidio di legalità, e quella è la prima risposta all'illegalità stessa. Finisco col tema della ricostruzione sui terremoti. Noi con l'ultima legge di bilancio è stato prorogato per un altro anno lo stato di emergenza, quindi scadrà il 31 dicembre 2019. Come sappiamo tutti, la legge di bilancio è stata votata in tempi molto brevi. Questa situazione di emergenza consente ancora una volta il protrarsi di procedure di negoziazione senza appalti. Sugli appalti nella materia si sarebbe da dire molto, non lo dico perché veramente non voglio rubare tempo, ma la ricostruzione è un settore molto delicato. Naturalmente non vuol dire che chi non è marchigiano non sappia fare bene il suo lavoro, soprattutto chi viene con l'accento meridionale sia pericoloso. Assolutamente no, però certo, bisogna fare i controlli, e su questo stipuleremo a breve anche col Ministero degli Interni un protocollo, proprio perché sono loro i prefetti che fanno i controlli, per andare a vedere sugli accessi, per evitare che a società che appartengono al cosiddetto white list, che sono ancora sulla posta della black list, cioè quelle società che sono in regola, poi non possono appaltare o dare noli a freddo a società che invece sono in odore di mafia. Due, ad evitare che negli appalti ci siano, nella concreta attività di appalti ci siano non imprenditori capaci, ma che soggetti che vengono da fuori portino sì una capacità imprenditoriale magari maggiore, ma non che vengano qui solo perché hanno dei capitali derivanti da attività illecita, perché questo è il rischio. Qui non c'è bisogno di ricostruzione, e ricordiamo, e questo è l'ultimo accenno che faccio, come la mafia gode di un forte consenso sociale nei territori dove dà lavoro. Noi il lavoro in questa regione ce lo vogliamo dare da soli,
il nostro lavoro è un diritto e non è un privilegio, come invece viene dato dalle associazioni criminali. Quindi quando si tratta di fare attenzione non è perché si vuole punire chi lavora, né tantomeno la ricostruzione. La ricostruzione deve partire, da troppo tempo che sta ritardando, ma non parte perché c'è un problema di antimafia. C'è un problema evidentemente di difficoltà a partire dalla ricostruzione, ma i controlli di legalità dell'attività di ricostruzione hanno sempre favorito il libero mercato e soprattutto la corretta concorrenza. C'era una frase di Hölderlin, un noto poeta che aveva studiato insieme a Schelling e Hegel, che ricordava sempre: le masse vogliono quello che dà il mercato, i servi cercano solo i poteri, vive nella santità chi già è santo. Ecco, noi se veramente siamo santi dobbiamo vivere in santità. Grazie. Una mafia multiforme, una mafia silenziosa, un'economia illegale che vive e si mescola con un'economia legale, quindi la pericolosità e i rischi sono veramente tanti. Monica Garulli è procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona da agosto del 2018. Quasi tutti noi sappiamo che per anni è stato sostituto della nostra procura e adesso è responsabile pertanto della procura distrettuale antimafia, e chiediamo a lei. Naturalmente non parleremo, perché non possiamo parlare delle indagini in corso, chiediamo però quali sono i fronti su cui è attualmente impegnata la Procura distrettuale antimafia e qual è, se può dircelo, l'organizzazione dell'ufficio.